Emozioni, brividi, sensazioni uniche. Lina Sastri a Vibo Valentia è stato un incanto con l'Orchestra Sinfonica della Calabria che ha letteralmente trascinato un pubblico numeroso e partecipe. L'auditorium dello Spirito Santo è tornato ai fasti degli ultimi anni, come non accadeva ormai da tempo, gremito in ogni ordine di posto. Un pubblico invisibile applaudito calorosamente concedendo una serie di standing ovation a Lina Sastri e a Fabio Armiliato, voci protagoniste di Napoli e Caruso. Un omaggio al grande Enrico Caruso, frutto della coproduzione tra Armonie Festival e l'Orchestra Sinfonica della Calabria. Grande presenza scenica e passione coinvolgente per una strepitosa Lina Sastri. Come ha vissuto questa esperienza vibonese? Molto bene, non conoscevo l'orchestra, quindi il maestro, i ragazzi bravissimi, io ho portato i miei due musicisti, quelli che suonano con me nelle mie cose, ho conosciuto il tenore, insomma ci siamo incontrati questa sera per la prima volta e quindi abbiamo fatto insieme delle cose. L'intesa è stata perfetta? Pare di sì. Il pubblico ha risposto. Questa è la cosa importante. Voce possente e interpretazioni coinvolgenti per Fabio Armiliato, che ha impressionato per la potenza dei suoi acuti. Una serata dedicata a Caruso, cosa significa per un tenore? Tutto. La mia vita, la mia educazione vocale, il mio mito, e quindi insomma quando si comincia a studiare si ha qualche punto di riferimento. Per me Caruso, Gigli, i grandi cantanti sono sempre stati un punto di riferimento importante. Serate come queste trascinano il pubblico? È vero, ho visto un entusiasmo straordinario perché abbiamo unito insieme due forme, la forma lirica, la forma teatrale e la grandezza degli interpreti. Tutte e due siamo stati coinvolti da questa emozione che il pubblico poi ci ha trasmesso, quindi bellissimo, davvero bellissimo. Letteralmente trascinante, all'altezza di una grande prova, quella dell'Orchestra Sinfonica della Calabria che sotto la direzione del maestro Francesco Ledda ha offerto una prestazione artisticamente ineccepibile. È un patrimonio per Vibo Valentia. Per tutta la regione questa orchestra che mette in vetrina i talenti dei giovani musicisti calabresi, un fiore all'occhiello da coltivare con cura e sostegno. Abbiamo cercato di trovare questa giusta combinazione per omaggiare il più grande cantante del mondo di tutti i tempi, Enrico Caruso, e quindi abbiamo dato la versione napoletana con la grandissima Lina Sastri e la versione lirica nel mondo con il grandissimo e celebre Fabio Armiliato. Quindi abbiamo cercato di portare Vibo Valentia nel mondo di Napoli e nel mondo intero, dall'Argentina agli Stati Uniti, a Parigi, con le nostre musiche e le nostre arie e le nostre canzoni. Vibo Valentia ha risposto. Sì, Vibo Valentia è con noi, è molto affezionata, è molto vicina, la città ci sta conoscendo e ci sta amando. In tanti mi dicono qui era una grande città, io penso che ci sono dei cicli come in tutti i posti, forse è il momento di ritornare grandi. Una grande città ha un teatro e sta arrivando, una grande città ha un'orchestra e ce l'abbiamo già, è il momento adesso di crederci, di continuare tutti insieme, tutti, la città, la politica, tutte le intelligenze di tutta la città, per aiutarci, per farci diventare una forza sempre culturale, sempre maggiore in questa città.